Ciao! Ancora un video di prime impressioni, questa volta però di prodotti di make-up. Li ho divisi rispetto a quello all'altro di prime impressioni perché non volevo fare un video troppo lungo, perché è un attimo arrivare a 20 minuti. Allora, parto subito con due blush che mi stanno piacendo veramente moltissimo e sono entrambi regali di amiche. Allora, il primo è di Eufydra, è un fard all over ed è questo che ho anche oggi, ho messo anche oggi. Questo è nella colorazione 02 Aurora, è una cosa fantastica, veramente fantastica. E questo me l'ha regalato la mia amica Alessandra. L'altro è un fard di MAC della collezione Alluring Aqua, se non sbaglio. Non c'è scritto, ma direi proprio che era la Alluring Aqua. Il colore è Seduced at Sea e questo è con il pack con la cialda un po' a ondine. Allora, gli swatch li ho già fatti per non perdere tempo e non farlo perdere a voi. Allora, questo qui è quello di MAC, quindi questo. E questo è lo swatch. L'altro invece, ovviamente, è quello di Eufydra, che come vedete ha una buona dose di illuminante. Vedete com'è luminoso? Sì. Ha una buona dose di illuminante nella polvere. Sono due fard veramente fantastici, mi piacciono tantissimo. Ringrazio le amiche che me li hanno regalati perché li sto sfruttando tantissimo in questo periodo in cui finalmente sembra essere arrivata la bella stagione, salvo poi settimane qua e là di acquazzoni tremendi. E sono veramente due fard molto molto buoni. L'unica differenza fra i due è che questo qui, come pigmentazione, è un po'. Allora, come consistenza, secondo me è un po' più dura, quindi ne risente un po', il momento in cui lo prelevate con il pennello. Semplicemente dovete insistere un po' di più, dovete, pucciare 2 o 3 volte prima di ottenere una colorazione che si veda un po' di cioè che si veda tanto come si vede questa con una sola pucciatina pennellosa, ecco. Però ve li faccio rivedere, i colori sono veramente belli e soprattutto sono adattissimi a questo periodo dell'anno, quindi veramente buoni. I prezzi credo che per entrambi si aggirino intorno a 25 euro, una roba del genere. Non sono economici, ma sono veramente eccezionali. Poi, sempre la mia amica Irene mi ha regalato altri due prodotti che vi faccio vedere in questo video. Uno è un rossetto di MAC della linea Pro Long Wear ed è il Pro Long. Potrei avervi fatto vedere già anche questo, però ve lo faccio rivedere perché io non l'avevo mai preso in considerazione e invece è bellissimo. Come vedete, è un rosso pieno, un colore pieno e come tutti i rossetti della linea Pro Long di MAC, una volta asciutti si fissano e non si schiodano più da lì, dandovi anche un leggero effetto matte, diverso dai matte veri e propri, ma comunque a livello di tenuta e di finish finale sono molto molto simili e sono veramente delle linee di rossetto eccezionali. Forse costano anche un po' di più dei classici rossetti di MAC, quelli nel packaging un po' suppostoso, però è veramente una cosa eccezionale. Vi faccio rivedere il colore perché è bellissimo, soprattutto se vi piacciono i rossi. E questo secondo me ha una punta di fucsia che non lo rende quel rosso rosso. Non so se ho reso l'idea, come mi spiego io, nessuno mai. E poi sempre Irene, sempre della collezione Alluring Aqua, mi ha regalato anche questa matita occhi di questo verde con riflessi dorati che è una roba fantastica. Ed è questo qua, veramente bellissimo. È praticamente un verde muschio con dei riflessi, come potete vedere, dorati. È fantastica, sia da usare sulla palpebra mobile, sia da usare nella rima interna dell'occhio, perché a me non dà nessun tipo di problema. Però
non mi brucia, non mi fa lacrimare l'occhio, assolutamente niente di niente. Ovviamente sia questa che il blush sono in edizione limitata. Questa è la Black Line, è una Pearl Glide che a me piacciono tantissimo e il colore è Black Line. Comunque, ed è questo, bellissimo, veramente bellissimo. E mi piace, insomma, tanto. Questo, diciamo, questa è una mini palette di correttori, di correttore in realtà, di Bobbi Brown. Bobbi Brown non è reperibile in Italia, come probabilmente molte di voi sapranno. Questo mi è stato regalato dalla mia amica Stefania, grazie Stefi, che è andata in Francia un paio di mesi fa e è andata da Sephora, c'era una mosca, non ho dei gesti così che mi partono automaticamente le braccia, non ho problemi neurologici in questo senso. Quindi è andata da Sephora in Francia e mi ha gentilmente regalato sia questa che un'altra un po' più chiara di questa. Allora, questa è nella colorazione Sand, questa qui, e mi piace molto il colore perché va bene per me, che sono chiara, come penso si veda. Mi piace la consistenza perché è cremosa, ma non così tanto da essere esagerata come per esempio, il correttore della Couleur Caramel, di cui vi ho parlato, mi sembra anche abbastanza di recente, in un video. Quindi mi piace molto sia la consistenza che la durata che la colorazione. Ma affinché il risultato sia buono, non devo usarla con la cipriettina, questa qui abbinata, che è fantastica perché è morbidissima e quasi inconsistente. Perché purtroppo, per come è fatto il mio contorno occhi, dopo qualche... Ah, scusate. Dopo qualche ora la cipria mi fa un effetto tremendo, nel senso che mi va proprio di evidenziare ancora di più le rughette che io purtroppo ho, ma ho, credo, abbastanza da tanto tempo, da sempre. E quindi per questa cipria io, boh, la userò in un altro modo e non la userò da mettere sul correttore, che però cioè, mi piacciono entrambi come prodotti, ma da usare separatamente, ecco, non insieme. E no, non so il costo di questo, non me lo ricordo, ma forse potrebbe, essendo un prodotto di alta profumeria, potrebbe costare sui 30 euro, forse anche qualcosa di più, non lo so. Poi il Natural Mascara o Natural Mascara di Paola P. Questo mascara mi è stato inviato da Paola P, dall'azienda, insieme a quell'altra matita labbra che avevo fatto vedere in un altro video e che ho qua, perché l'ho usata oggi insieme al Rebel di MAC, che è la morte sua, che è questa, che mi piace molto, ma ve ne ho già parlato. E quindi vi dicevo, questo mascara ha una formula naturale, quindi non ci sono degli ingredienti tremendissimi all'interno. Lo scovolino è fatto in questo modo, quindi non è né troppo ciccione, ma neanche troppo piccolino. E se usato insieme, cioè se prima di utilizzarlo piego le ciglia con il piegaciglia, che peraltro è un gesto che ormai da diverso tempo faccio tutti i giorni prima di mettere il mascara, anche con mascara diversi da questo. Il risultato mi piace molto, anche perché pur avendo una formulazione, diciamo, non eccessivamente chimica, non mi cola durante il giorno, cosa che purtroppo mi succede con altri mascara di cui vi parlerò. Che hanno una formulazione totalmente naturale, purtroppo durante il giorno mi fanno l'effetto panda, che è una roba tremenda e io odio e detesto profondamente, mentre questo qui non lo fa e per me è un buon prodotto. Ce l'ho da tanto tempo, ma non lo sto usando ma non è da quando ce l'ho che lo utilizzo. Infatti ve ne parlo adesso perché solo adesso mi sono fatta un'idea in proposito. E comunque per me è un buon prodotto, non mi dispiace, sono contenta anche che me lo abbiano inviato da provare. Vi farò sapere anche di questo nel tempo come andrà e come mi sarò trovata. In ultimo, un prodotto che mi ha, che questo è un regalo di un'amica, in questo caso di Lorenza. Questo è dell'altra collezione
Playland, quella che aveva almeno tre rossetti fantasmagorici. Questa è la High Def Cyan, che però non so se sia una riproposta o se sia stata messa sul mercato soltanto con quella collezione, che ovviamente era in edizione limitata. Questo azzurro bellissimo è il colore. Purtroppo però mi dispiace tantissimo perché quando qualcosa mi viene regalato, soprattutto da un'amica, mi dispiace da morire non trovarmici bene, non mi ci sono appunto, giusto appunto trovata bene, perché se la uso come eyeliner sulla palpebra mi si stampa qui, cosa che a me non succede, ma veramente mai, con nessun prodotto io utilizzi, che sia una matita, che sia un eyeliner, se lo uso come eyeliner, non mi è mai successo prima, per fortuna. Quindi questa mi si stampa sulla palpebra fissa. E se la metto nell'interno dell'occhio invece non si stende bene, perché essendo molto cerosa non mi si stende bene. E quindi purtroppo la prima impressione su questa matita è negativa. Cercherò di utilizzarla in altri modi, cioè di riutilizzarla per darle altre possibilità, però purtroppo l'impressione non è positiva, anche perché oltretutto io ho tanti prodotti waterproof. Ma per struccare questa devo usare l'acqua raggia perché è una roba pazzesca, veramente ho dovuto insistere tanto. Questi rumori molesti, non sono io che mi do delle arie in senso figurato, ma è la sedia che a volte si abbassa e quindi fa dei rumori strani. Ok, ho finito, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!